Ieri sera abbiamo ricominciato questa festa di Pasqua con la veglia pasquale. Gesù che è venuto a far brillare la luce nella notte del nostro cuore. E quale segno più bello potevamo far aprire questa festa di Pasqua se non con accendere un fuoco, come abbiamo fatto ieri. Questa fiamma del fuoco che esce, che dà calore, che dà luce, questa fiamma che sconfigge la paura, il freddo della notte, è il simbolo della vita che torna a brillare, che emana il suo calore, che vuole ridare speranza a ciascuno di noi. Quel cero che abbiamo portato ieri sera, questa notte, è stato posto su questo candelabro davanti a tutti, perché tutti quanti dobbiamo essere illuminati da Lui, diventare a nostra volta illuminatori degli altri. Io credo che è con questa luce, con il Cristo, che noi abbiamo avuto e abbiamo ancora oggi una lunga storia. Una storia di grandezza, senz'altro, ma anche di miseria, di limiti. Una storia di tante promesse, alle volte non mantenute, però una storia di amore fedele da parte del Cristo, questa luce. E guardate, la certezza che il Cristo ci dice questa mattina, Gesù risorto, è che nessuno di noi per Lui è un anonimo, è sconosciuto. No, Gesù porta scritto sulla sua mano il nostro nome, il nome di ciascuno di noi. Quasi quasi ci porta in collo con la tenerezza di una mamma che porta in collo il suo bambino. Quindi non siamo della gente qualsiasi. Siamo la sua gente, la gente del Cristo, il suo popolo, perché Lui ci ha scelti per essere Suoi figli. E questa è la nostra realtà, una grande realtà. E guardate l'evento che tra poco celebreremo, il battesimo, ci dice questo e ci ricordano questi bambini che vengono presentati davanti al Signore. Il battesimo ci genera alla vita divina, ci inserisce in questa famiglia di Dio, ci fa quasi desiderosi di ascoltare la sua parola, la parola di Dio, e quasi ci impegna ad applicare questa parola nella nostra vita quotidiana. Quell'acqua che tra poco scenderà sul capo di questi bambini, come è scesa quando noi eravamo piccoli al momento del nostro battesimo, ci ha fatto diventare appartenenti a Cristo, luce del mondo. E allora, durante il rito del battesimo, insieme con i genitori, con i padrini, con tutti quanti, ecco, vorremmo ripetere le promesse del battesimo. Ripeteremo queste promesse del battesimo. Proprio perché oggi, se siamo qui in chiesa, noi diciamo che vogliamo accettare questa nuova alleanza con Dio, la vogliamo rinnovare questa alleanza, vogliamo di nuovo aprire gli occhi della nostra fede verso di Lui, guardare in alto a Dio che ci benedice, che ci ama, che ci bacia, che ci sorride. È questa la speranza di questa Pasqua di oggi. E vedete, tra poco consegneremo anche ai papà una candelina. È un gesto molto semplice ma molto profondo. Quella candelina che loro accenderanno è il segno di una fede rinnovata, una fede che deve essere non solo proclamata a parole, ma vissuta, testimoniata, passata di mano in mano, come voi genitori la passate ai vostri figli, questa fede.
E allora guardate, io credo che se noi entriamo poi in questa mentalità, ci sentiremo anche noi oggi, avremo la gioia di sentirci pasqualizzati, proprio perché potremo giorno dopo giorno camminare nonostante le difficoltà, il pessimismo, la rassegnazione, le difficoltà materiali, morali, personali, familiari, potremo di nuovo continuare a vivere nella speranza, nella gioia, continuare a cantare l'alleluia della vita insieme al Cristo risorto. È l'augurio che io faccio a ciascuno di voi di riprendere veramente questa volontà di vivere insieme con il Cristo, di essere insieme con Lui. Non rassegniamoci alla disperazione o alla rassegnazione, ma andiamo avanti sapendo che Lui è, sta insieme con noi. E allora vogliamo ringraziare il Signore questa mattina per questa gioia, per questa Pasqua di risurrezione, per il suo amore senza confini. E permettetemi di leggere un breve testo che un vescovo, un signor Antonino Bello, aveva scritto. Sono veramente parole di amore, ma che fanno riflettere. Voglio ringraziarti, o Signore, per il dono della vita. Ho letto da qualche parte che gli uomini sono angeli con un'ala solamente. Possono volare solo rimanendo abbracciati l'uno all'altro. A volte, nei momenti di confidenza, oso pensare, o Signore, che anche Tu abbia un'ala soltanto. L'altra ala la tieni nascosta, forse per farmi capire che Tu non vuoi volare senza di me. Per questo Tu mi hai dato la vita, perché io fossi Tuo compagno di volo. Insegnami allora, o Signore, a librarmi con Te, perché vivere non è trascinare la vita, non è rosicchiare la vita. Vivere è abbandonarsi all'ebbrezza del vento, vivere è assaporare l'avventura della libertà di immergersi in Te, di amare Te, di risorgere con Te. L'augurio che io vi faccio è questo, di poter veramente assaporare questa gioia del Cristo risorto nella vostra vita.